Putin, eccolo, lo vediamo entrare nella sala dell'Ordine di San Giorgio, col passo deciso va leggio e pronuncia il suo discorso. Grazie, dice, mentre il pubblico si alza per salutarlo. Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Ci sono stati dei referendum, i risultati di questi referendum li abbiamo, li conosciamo. Le persone hanno fatto la loro scelta, è stata una scelta chiara. Oggi accettiamo l'entrata in Russia di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia. Sono sicuro che l'assemblea qui in Russia accetta queste quattro regioni, nuovi soggetti della federazione russa nella nostra federazione. Questo perché è la volontà di milioni di persone. Applauso. И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Nella Carta delle Nazioni Unite parliamo della determinazione dei popoli. È un diritto di queste persone votare e entrare nella Federazione Russa, è un diritto che nessuno può togliergli. È per questo che le generazioni prima di noi si sono battute. Основали новые города Екатерина II и Потемкин. È per questo che è stata creata la nuova Russia, è per questo che i nostri avi si sono battuti durante la Seconda Guerra Mondiale, non lo dobbiamo mai dimenticare. За право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить. La Russia non è mai stata d'accordo con il colpo di Stato nazista in Ucraina. I combattenti del Donbass, gli anziani, le donne, si sono mobilitati e fa un elenco di tutti i leader del Donetsk che si sono mobilitati contro quello che lui chiama golpe nazista a Kiev. I soldati, ricorda i soldati che sono morti durante l'operazione speciale e li chiama i nostri eroi, sono gli eroi della grande Russia e vi chiedo di onorarli con un minuto di silenzio, chiede Putin. Спасибо. За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. La scelta degli abitanti di Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson è una scelta storica. Любовь к России. И это чувство никто не может. Malgrado tutte le difficoltà, nessuno può distruggere questo sentimento di amore verso la Russia che loro provano. È per questo che le persone che sono nate dopo la fine dell'Unione Sovietica hanno votato per noi, per il nostro avvenire.
И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность. Quando è stato deciso di distruggere l'URSS, questa è stata una catastrofe. Abbiamo spezzato le frontiere delle repubbliche sovietiche e i leader di queste repubbliche hanno messo a ferro e fuoco il paese, e chi ha distrutto l'URSS non sapeva che cosa faceva, non sapeva che conseguenze questo avrebbe portato. Ma adesso questo non è più importante, non c'è più l'Unione Sovietica e non possiamo far tornare il passato. La Russia non ha bisogno, tra l'altro, di questo. Non c'è niente di più forte, però, della nostra determinazione a riunire il popolo, che è lo stesso popolo e che si considera parte della Russia. Perché per secoli hanno vissuto nello stesso paese. Non c'è niente di più grande della determinazione di queste persone a tornare nella loro patria. Per 8 anni le persone nel Donbass hanno subito un genocidio, sono state bombardate a Kherson e a Zaporizhia, hanno resistito, il regime di Kiev li ha minacciati. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева. Le persone di Zaporizhia e Kherson hanno detto la loro parola. Voglio che Kiev mi ascolti. Становятся нашими гражданами навсегда. Voglio che capiscano che queste persone adesso diventano cittadini russi per sempre, che noi li proteggeremo, dice il presidente russo Vladimir Putin, riferendosi ai cittadini di Zaporizhia e Kherson. Facciamo appello al regime di Kiev: fermate tutte le azioni militari, questa guerra che avete iniziato nel 2014, e tornate al tavolo dei negoziati. Siamo pronti. Ma la scelta del popolo a Lugansk, Zaporizhia, Kherson e Donetsk non è negoziabile. La Russia non va a tradire queste persone. Queste persone resteranno in Russia. E oggi il potere di Kiev deve accettare questa scelta libera di questo popolo. Solo questo può essere il cammino verso la pace, perché noi difenderemo la nostra terra con tutte le forze, faremo di tutto per assicurare a queste persone una vita in tranquillità. Questa è una missione di liberazione per noi, di liberazione del nostro paese. Andiamo a ricostruire tutte le città, le scuole, le infrastrutture, metteremo il nostro sistema pensionistico e sociale e medico in atto, lavoreremo per assicurare la pace e la sicurezza per tutto il popolo russo, per tutte le repubbliche autonome, per tutte le regioni del nostro paese. Cari amici, colleghi, oggi voglio anche parlare ai soldati e agli ufficiali che partecipano all'operazione speciale e ai soldati della Nuova Russia e del Donbass che, dopo la mobilitazione, fanno il loro dovere in maniera patriottica. L'appello del loro cuore è il centro della mobilitazione. Voglio dire alle loro famiglie: perché combattiamo? Che genere di futuro abbiamo davanti a noi? Quali sono i profitti sanguinari di questa guerra?
I nostri compatrioti in Ucraina hanno vissuto sulla loro pelle, hanno provato sulla loro pelle di cosa sono capaci i leader dell'Occidente. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, tutto il mondo ha dovuto accettare questa dittatura. Nel 91 il mondo pensava che la Russia non si sarebbe risollevata dopo un tale shock, e questo è quasi successo, ci ricordiamo degli anni 90. Ma adesso la Russia è resuscitata e riprende il suo posto onorabile. Ma l'Occidente cerca una nuova occasione per distruggerci. Questo è il sogno dell'Occidente da sempre. Vogliono mettere i popoli della nostra federazione l'uno contro l'altro perché muoiano di fame. Non possono accettare che esistano dei paesi ricchi come la Russia al mondo e non accettano che ci sono dei popoli che non vogliono vivere secondo i diktat dell'Occidente. L'Occidente vuole fare di tutto per preservare un sistema neocoloniale e per rubare dollari dappertutto nel mondo. Vuole un diktat tecnologico, vuole il suo profitto per assicurarsi i comfort e essere egemone in tutto il mondo, l'Occidente. Nel loro interesse c'è che tutti i paesi, c'è distruggere la nostra sovranità nel loro interesse, minare. Tutti i processi di pace. È per loro importante che i paesi che siano sotto la loro sovranità siano ben controllati, che diventino dei vassalli, dice Putin. Gli altri vengono presi attraverso la forza e sarebbero capaci di creare distruzione e catastrofi umanitarie dietro di loro. I paesi occidentali, dice Putin, creano delle colonie, dei protettorati, tutto è uguale per loro, ma solo perché abbiano il loro profitto. Questa avidità che è alla base dell'atteggiamento dell'Occidente è alla base di questa guerra ibrida che l'Occidente conduce contro la Russia. Ci vogliono intendere come colonie, vogliono che noi siamo delle colonie, non vogliono partenariato uguale. Vogliono essere i nostri leader, i nostri maestri, ci minacciano con i nostri pensieri, la nostra filosofia, non amano i nostri filosofi, la nostra cultura. È una minaccia per loro. Questa cultura, loro non hanno bisogno della Russia, ma noi sì, noi abbiamo bisogno della nostra Russia. Voglio ricordarvi che tutte le pretese sono state distrutte dal nostro popolo, la Russia lo farà ancora, difenderà i nostri valori. L'Occidente pensa che può fare di tutto. E fino adesso poteva davvero. Tutti gli accordi strategici sono all'immondizia. Tutte le promesse di allargare la NATO fino alle nostre frontiere hanno comprato i nostri leader. No, tutto questo è solo menzogna, la promessa di non ampliare la NATO. Hanno rovinato tutti gli accordi. Ricordiamoci che l'Occidente protegge l'ordine mondiale.
Ma da dove vengono queste leggi internazionali? Chi le ha fatte? Dappertutto ci sono menzogne, bugie, c'è un doppio, un triplo standard dappertutto, questo è solo per le persone stupide. La Russia è una grande civilizzazione, non vivrà secondo le leggi dell'Occidente. E qui scatta l'applauso della sala. L'Occidente ha messo in atto il principio di sicurezza delle frontiere e ora decide chi ha il diritto di autodeterminazione e chi non ce l'ha. Chi ha dato il diritto all'Occidente di decidere chi ha il diritto? È per questo che adesso fa male a loro la volontà delle province russe, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Non hanno il diritto morale di parlare di volontà. Le elite occidentali rifiutano la sovranità e il diritto internazionale. Loro dividono il mondo in due, da una parte il mondo civilizzato, da un'altra parte i loro vassalli, accusano i popoli e paesi interi, ma in questo non c'è niente di nuovo. Le elite occidentali sono sempre le stesse, i colonizzatori. Dividono i popoli, popoli di prima e di seconda qualità. Noi non accetteremo mai un tale razzismo. La russofobia che c'è oggi in tutto il mondo l'Occidente pensa che la cultura neoliberale debba essere condivisa in tutto il mondo. Ma chi è che ha deciso questo? I crimini che l'Occidente ha commesso, beh, domanda agli altri popoli di accettarli. Per esempio, buttano la responsabilità del colonialismo su altri popoli e dal Medioevo che hanno iniziato con questa attitudine. E poi c'è stata la schiavitù, poi ci sono state le guerre contro la Cina per aprire le vie dell'oppio, poi loro fornivano droga dappertutto. Distruggevano i popoli e noi siamo fieri che nel XX secolo ha aperto la strada alla liberazione. Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит, lottando contro la povertà. È per questo che le elite occidentali non sopportano che noi non facciamo diventare il nostro paese vittima di colonialismo, che noi obblighiamo questi paesi a parlare con noi da uguali a uguali. È per questo che abbiamo creato in Russia un paese fondato sulle buone tradizioni religiose, sulla cultura russa, sulla lingua russa. Пытались использовать и смутное время начала 17 века и период потрясений после 1917 года не удалось. Sappiamo che dopo la rivoluzione di ottobre ci hanno attaccato, ma non sono riusciti a appropriarsi della Russia. А на самом деле относились как к колонии. Alla fine del XX secolo ci chiamavano poi amici e partner. Ничего не забыли.
ma parlavano con noi come con degli schiavi. Hanno preso miliardi di dollari dal nostro paese. E in questi giorni, quindi, le persone di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson si sono pronunciate per ristabilire la nostra unione storica. I paesi occidentali da secoli dicono che portano altrove la democrazia, ma è veramente il contrario quello che hanno fatto. Al posto della democrazia c'è lo sfruttamento, al posto della libertà c'è lo schiavismo, la violenza. Vogliono costruire un mondo unipolare. Sono degli ipocriti. Gli Stati Uniti sono l'unico paese nel mondo che per due volte ha usato l'arma nucleare a Hiroshima e Nagasaki in Giappone, lo ricordiamo. Dresden, Hamburg, Köln e molti altri. Vi ricordo che i britannici e gli Stati Uniti hanno bombardato Dresden, Colonia, le altre città tedesche e altre città tedesche che non c'era bisogno di bombardare. Il solo scopo era di seminare la paura, come per il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. In Corea gli Stati Uniti hanno lasciato dei segni macabri. Occupano la Germania, il Giappone, la Corea e li chiamano alleati. Ma qual è il prezzo di questa alleanza? Sappiamo che i leader di questi paesi sono spiati. Le loro conversazioni nella loro automobile, nella loro casa sono spiati. È una vera vergogna questa. Ma loro, come degli schiavi, avallano tutto ciò. Loro chiamano questa solidarietà euroatlantica, ma è un ordine che impongono ai loro vassalli. La loro politica ha provocato una grande onda migratoria, migliaia di persone che muoiono venendo in Europa. Adesso il pane, il grano ucraino, dove va? Va in tutti i paesi europei. C'è solo il 5% che va verso i paesi poveri. Di nuovo menzogne da parte dell'Occidente. Le élite americane utilizzano la tragedia di queste persone per indebolire i loro concorrenti, per distruggere gli stati-nazione. Paesi come la Francia, la Spagna, Washington domanda loro più sanzioni contro la Russia. Molti leader europei accettano questo. Sanno che gli Stati Uniti vogliono che l'Europa rifiuti il gas russo, così l'Europa è a totale appannaggio degli Stati Uniti. Tutti i leader europei comprendono ciò molto bene, ma preferiscono sottostare agli interessi degli Stati Uniti, tradendo i loro popoli. Ma questo non ci interessa, sono affari loro. Le sanzioni non sono sufficienti per loro, iniziano a fare diversioni, fanno esplodere i gasdotti nel Mar Baltico, hanno iniziato a eliminare tutte le infrastrutture energetiche in Europa e sappiamo chi ha il profitto di questo. Il diktat degli Stati Uniti è basato su una forza bruta.
anche se è ben nascosta in un contenitore, in un bel contenitore. Hanno dappertutto nel mondo centinaia di basi militari, hanno allargato la NATO, cercano di fare nuove alleanze militari, portano avanti un lavoro molto attivo. Tra Washington e Tokyo, per esempio, e con tutti i paesi che cercano di avere la loro sovranità strategica. Tutti i paesi che cercano la loro autonomia strategica diventano nemici degli Stati Uniti. Su questa politica è basata la dottrina militare dell'America e della NATO, una dominazione totale. Questa ipocrisia. Ipocrisia a parlare della pace. Loro dicono che cercano di garantire la pace, ma dietro questo si nasconde la volontà di eliminare tutti i centri strategici e sovrani in Iran, nell'Asia centrale. Nell'America Latina fanno sempre la stessa cosa. I partner attuali degli Stati Uniti, lo sappiamo molto bene, fanno le sanzioni anche contro i loro alleati. Sappiamo che spesso ci sono delle sanzioni contro delle banche, delle compagnie che fanno male a loro. Questo metodo va ad allargarsi, nel mirino c'è tutto il mondo. I nostri vicini, la comunità degli stati indipendenti, ammettendo le sanzioni contro la Russia, pensavano di riorganizzare tutto, ma non tutti sono d'accordo con queste sanzioni. Sono solo i masochisti politici seguono questa politica. La gran parte rifiuta di obbedire e sceglie una strada ragionevole di collaborazione con la Russia. L'Occidente vuole prendere tutto per vendetta, per minaccia. Pensano che con questo si possa ottenere tutto, ma sono rimasti incastrati nel passato, in effetti. Sono destinati alla sconfitta perché questa concezione della loro posizione di eletti viene distrutta. Utilizzando la loro propaganda aggressiva, abbiamo svelato moltissime fake news che vengono da loro. Non possono nutrire le persone con la carta dei dollari. Non è possibile scaldare le case con questo. Tutto questo è molto importante. Non potete far mangiare la carta ai vostri popoli. Non potete nutrire le persone con le vostre menzogne. Non potete riscaldare le persone con i dollari, lo dovete fare con l'energia. È per questo che i politici, l'Europa, cercano di convincere i loro popoli a mangiare di meno, a coprirsi di più. E chiamano a noi nemici e ci dipingono come la ragione di tutti i mali. Voglio sottolineare che tutte le elite occidentali non vogliono davvero cercare delle soluzioni per la crisi alimentare che si è creata, che loro stessi hanno creato, della quale sono responsabili. Non è stata creata dalla nostra operazione speciale in Ucraina. Non vogliono risolvere i problemi, non vogliono davvero stabilire un mondo giusto, vogliono solo utilizzare dei metodi ai quali sono già abituati, i metodi
il metodo della forza. Tutte le contraddizioni dell'Occidente sono venute fuori dopo la Prima Guerra Mondiale, ma questo ha permesso agli Stati Uniti di vincere la Prima Depressione e di far sì che il dollaro diventasse la moneta più importante al mondo. Vi ricordo di questo periodo. L'Occidente ha potuto utilizzare allora i metodi e per conseguenza anche hanno voluto insomma che si distruggesse l'Unione Sovietica per risolvere i loro problemi, e adesso lo vogliono ancora, e se non arriveranno a raggiungere i loro obiettivi so che porteranno il sistema al collasso, faranno la guerra e diranno che la guerra va a coprire tutto, ma la Russia è cosciente della sua missione. Questo modello neocoloniale è condannato. Coloro che hanno in mente però questa idea andranno avanti perché non sanno proporre altro al mondo, solo il loro sistema di ladri. Non vogliono che le persone disegnino il loro futuro. Non accettano neanche i valori della famiglia, della religione. Io voglio fare appello a tutti i cittadini del nostro popolo. Vogliamo che nel nostro paese nelle nostre scuole, a partire dai primi anni, si parli di relazioni sessuali e di terzo sesso vicino a uomini e donne. Questo per noi è inaccettabile. Noi abbiamo il nostro avvenire. Ripeto che la dittatura dell'elite occidentale contro tutti e anche contro i loro popoli. Подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. La mentalità di queste elite mina le basi religiose, va verso il satanismo. Nella Bibbia, quando Gesù parla di falsi profeti, dice li riconoscerete per i loro frutti, e noi questi frutti li vediamo. Per noi non sono accettabili e per molti popoli all'estero. Loro cercano di creare nuovi centri di sviluppo, parlano dei loro interessi, ma sono pronti a difendere solo i loro interessi. Ma ci sono molti popoli che non vogliono costruire un mondo unipolare. Alcuni popoli vogliono difendere la loro attitudine a costruire la loro sovranità. Dappertutto, in Europa, negli Stati Uniti, ci sono persone che la pensano come noi e noi vediamo che ci sostengono. In molti paesi ci sono dei movimenti anticoloniali, liberali, e questi movimenti si allargheranno. Questa forza definirà la futura realtà geopolitica.
oggi ci battiamo per un mondo giusto, per la Russia prima di tutto. Vogliamo che il dispotismo e la dittatura restino nel passato e che la gente capisca che la politica che è fondata sull'esclusività di qualcuno è criminale. Noi vogliamo rovesciare questa pagina disonorevole. Vogliamo sconfiggere questa egemonia. La sconfitta sarà irreversibile, non sarà come prima. Il campo di battaglia che il destino e la storia ci hanno messo davanti è battersi per il nostro popolo, per la Russia storica, per la grande Russia. Applausi in sala per il presidente russo Vladimir Putin. Per la Russia, per la grande Russia, per le generazioni future, per i nostri amici, per i nostri figli. Li proteggeremo dagli esperimenti. Che servono a spezzare le loro anime. Devono sapere che non possono toglierci dalla storia del pianeta. Abbiamo bisogno di consolidare il nostro popolo. Dobbiamo avere giustizia, sovranità, i nostri valori sono l'amore, l'umanità. Voglio terminare con le parole di un vero patriota. Se considero la Russia come mio paese, se l'amo, se la penso, se canto in russo, se credo alla forza spirituale del popolo russo, il destino del popolo russo è il mio destino. Il malessere del popolo russo è il mio malessere, il suo sviluppo è il mio sviluppo, la sua gioia è la mia gioia. Dietro questo c'è la scelta che molti dei nostri avi che hanno seguito questo cammino è la scelta che oggi noi stessi facciamo. Questa scelta è la scelta che hanno fatto anche i popoli di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. La loro scelta è di stare con il loro popolo, con la loro patria, vivere con il destino del loro paese. Fare la della nostra vittoria alla loro vittoria. La verità è con noi, la Russia è con noi.